È un giorno importante perché inauguriamo un centro di aggregazione per minori diversamente abili. È la prima volta che in città si registra un fatto del genere, è una cosa che è fortemente voluta dall'amministrazione, non è solo merito dell'assessore, come dicevo prima, è merito dell'amministrazione che crede in questo progetto. Quindi approfitto anche per ringraziare tutto lo staff dei servizi sociali che mi collabora giornalmente, il PUA di Gioia Tauro e le associazioni, ricordo che era presente la Croce Rossa, l'associazione del volontariato che curerà il servizio, per cui approfitto per ringraziare. Sicuramente è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo, anche perché è in fase sperimentale, durerà 6 mesi, però avendo già i fondi, avendo contatto diretto con la Regione che ha già garantito attraverso il Ministero quasi certamente anche i fondi sino al 2015, quindi è intenzione dell'amministrazione portare avanti questo progetto ed ampliarlo. Quanti giorni la settimana verranno i ragazzi al centro? Il servizio sarà effettuato 3 giorni a settimana, dal lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 15 alle 17.30, 18, e sarà il trasporto dei ragazzi sarà curato dall'associazione di volontariato che curerà tutto il servizio. Questa è diciamo, una delle iniziative del suo settore, lei in più occasioni ce ne ha parlato delle altre, ce le vuole indicare? Sì, siamo partiti innanzitutto con l'attivazione del PUA che è un punto importantissimo, tant'è che anche il Ministero stesso nelle riunioni che abbiamo avuto al tavolo tecnico tra il Ministero e la Regione ed enti locali, al quale io ero presente, si è proprio messo l'accento sull'importanza del PUA, che fa da supervisione su tutti i progetti. E poi siamo partiti con l'assistenza specialistica nelle scuole che è terminata a fine di maggio e già stiamo lavorando per riproporre il prossimo anno con l'aggiunta di un progetto, se tutto andrà secondo programma, per il DSA. Quindi in questo caso il progetto che stiamo preparando riguarda i bambini dislessici. In più stiamo facendo l'assistenza specialistica ad anziani e disabili, assistenza domiciliare, in collaborazione con l'ASP di Reggio Calabria, quindi con l'ADI. Questo è il progetto che sta partendo, in cui abbiamo in cantiere altre iniziative, tra cui come dicevo prima il pronto farmaco con la Croce Rossa, in collaborazione con la Croce Rossa dovrebbe partire entro il 1° di luglio e poi per l'autunno prossimo abbiamo in programma anche il trasporto per quanto riguarda disabili, anziani, presso i centri, laboratori analisi. Voglio aggiungere un'altra cosa che è importante. Le associazioni, è una prerogativa mia e di tutta l'amministrazione lavorare in sinergia con le associazioni del territorio, tant'è che il fatto di aver assegnato alle 2 associazioni locali dei pensionati le 2 sedi è per noi motivo di orgoglio, anche perché sono delle associazioni che sono cresciute sul territorio, sono in contatto costante con l'amministrazione e collaborano con noi nella realizzazione dei progetti, l'ultimo quello dello scorso anno che è il nono vigile.